Patrizio Oliva non poteva non essere nello staff delle Universiadi. Che grande occasione rappresenta per la Campania questa manifestazione? Ah, è un'occasione, io dico, unica. Un evento così importante di caratura mondiale nella nostra città. E io dico sempre che Napoli è la città più indicata oggi per accogliere le Universiadi, perché i Giochi Olimpici sono nati in Grecia nel 776 a.C. Napoli è una città fondata dai greci. Le Universiadi sono le Olimpiadi degli studenti universitari. A Napoli abbiamo una delle università più antiche al mondo, la Federico II, creata da Federico II di Svevia. Quindi è la città più indicata. Adesso dobbiamo farci trovare pronti. Dobbiamo innanzitutto esprimere uno spirito di partecipazione per Napoli, per la Campania, e quindi per i giovani. Io mi occupo poi di reclutare i giovani, quindi quello che dico ai giovani è un'occasione unica da toccare con mano, proprio un evento così importante, la possibilità di poter stare proprio a fianco a grossi atleti, a grossi campioni, ma soprattutto hanno la possibilità di toccare con mano questo evento a livello organizzativo. Soprattutto per quei ragazzi che magari studiano scienze delle comunicazioni, turistiche, alberghiero, marketing. Quindi è un'occasione di poter trasformare tutto ciò che hanno imparato a scuola in modo pratico, quindi toccando con mano questa organizzazione. Quindi arricchire il proprio CV, curriculum vita, per quando andranno poi a fare un domani un colloquio con un'azienda, sicuramente hanno più probabilità di poter dialogare quando leggono dentro che comunque hanno partecipato all'università nell'ambito organizzativo. 5.600 volontari, questo è il numero di ragazzi che necessitano per poter svolgere al meglio le universiadi. In questo momento siamo sui 3.500, abbiamo un accordo importante fatto con la protezione civile per dei ruoli ovviamente più sensibili, ma l'invito che facciamo a tutti, soprattutto a tutti i ragazzi che vogliono essere attori diretti di questa bellissima universiade che stiamo per iniziare, è quello di iscriversi come volontari attraverso il sito delle universiadi e avranno il modo di toccare con mano che cosa significa fare un evento internazionale. Inoltre, sempre in termini di legacy e di professionalità, io vi posso assicurare che tutte le persone che vedete qui hanno iniziato facendo i volontari, ed è i volontari all'interno di eventi sportivi internazionali, e questo qua è una cosa che viene sempre molto molto apprezzata da chi prima o poi leggerà il curriculum nel nostro ambito. Vogliamo continuare questa intervista da un'altra parte, che dici? Sì, altra parte. Voglio Yorgos. Ecco. Yorgos. Live, come Yorgos, come on here. Chi è Yorgos? Chi è Yorgos? Yorgos è il nostro sport presentation. Hi. Yorgos. Hi, I am Titi Festa. Nice to meet you. Nice to meet you. Yorgos è quello che coordinerà, Yorgos Makridakis, ne viene da tantissime Olimpiadi, ed è il manager dello sport presentation, quindi la persona che curerà tutta la parte di presentazione all'interno delle eventi. Stiamo parlando di un pezzo grosso. Ok, I understand everything, because you said sport presentation, coordinator, everything, so it's good. I don't speak Italian yet. It's nice Thank to be you. Here. Thank you. Thank you so much. Ok, allora continuiamo e così poi dobbiamo ancora parlare di un po' di cose, sperando che non mi sia dimenticata. Okay. Dove mi porti? Dove ti porto? Ti porto a vedere l'area operativa del venue management, va bene? Andiamo. Dove mi hai portato? Dove ti ho portato? Ti ho portato nella seconda area di Aru 3, che è quella dove ci sono le aree funzionali del venue management, della transportation e della technology.
e in un posto in verità molto invidiabile come luogo di lavoro, perché affaccia sulla piscina della mostra d'oltremare che ospiterà i tuffi, che ospiterà il diving, sì, i tuffi, ed è una delle aree più frenetiche questa sotto l'aspetto lavorativo, anche perché siamo con alla nostra destra l'ufficio del commissario straordinario Basile e alla nostra sinistra l'ufficio del coordinatore generale, che è Adam Sotiaradis. Di tutto di più. Gli studenti che arriveranno da tutto il mondo saranno accolti e alloggeranno in varie aree dislocate nella nostra regione. Sì, sono in particolare sette le aree villaggio, che sono la stazione marittima di Napoli, dove ci sono due navi da crociera. Poi abbiamo 4 alberghi a Caserta, abbiamo un albergo a Salerno, Campus di Fisciano, che è una dei nostri fiori all'occhiello, che è piaciuto tantissimo ai capi delegazione la settimana scorsa, e devo dire ha ragione, perché veramente è una delle, forse non tutti noi la conosciamo, ma è una struttura di è veramente eccellente sotto tutti i punti di vista. E avanti. Senti, tante discipline ci sono. Da quale secondo te saranno quelle più seguite dagli spettatori, dagli appassionati? Guarda, noi avremo delle risposte importanti sicuramente sugli sport acquatici, perché il livello tecnico è altissimo. Consideriamo, e questo vale un po' per tutti gli atleti, che la maggior parte delle squadre olimpiche sono squadre composte da atleti in età universitaria. Quindi le universiadi vengono utilizzate da molti comitati olimpici nazionali proprio come test per poter strutturare le squadre olimpiche. Ovviamente gli sport acquatici sono quelli che ci affascinano di più, anche perché Napoli è una realtà importante sotto questo punto di vista. Ma ci aspettiamo dei numeri veramente interessanti anche da volley e pallavolo, nonché da taekwondo a Casoria, che sappiamo avere una tradizione molto, molto importante sotto questo punto di vista, e il judo, che nella nostra regione è una disciplina molto, molto seguita. Non dimentichiamo poi quelli un poco più curiosi, come può essere la gara di vela, che viene fatta nel Golfo di Napoli intorno a Castel dell'Ovo, ma anche il tennis, che questo per esempio è uno degli impianti più belli, perché utilizziamo il Tennis Club Napoli, il Circolo Tennis come impianto di base, ma poi su tutto il lungomare Caracciolo verranno costruiti non un solo campo come nella Coppa Davis, ma ben 3 campi che prenderanno tutto lungomare Caracciolo, quindi veramente spettacolare, sì, spettacolare. Il calcio, che ci dobbiamo aspettare? Il calcio non ci aspettiamo numeri importanti in termini di presenze, non ce l'aspettiamo, però sicuramente verrà seguito anche questo. Sì, sì, sì. Prima, tra poco andiamo al bar, perché io ho fame. Ci si è fatta una certa, come si dice a Roma. Sì, qua molti hanno questa abitudine, che arrivate a quest'ora dicono fame. Dobbiamo andare in pausa. Parlavi della pallavolo prima, Ariano ospiterà la pallavolo femminile. Ariano ospiterà la pallavolo femminile, il campo principale del volley è Eboli, sappiamo avere una tradizione tra Eboli e Sala Consilina molto importante in tal senso. Il Pala del Mauro avrà il girone principale e quello di finale per il basket. Diciamo che dovrebbe avvenire l'Italia in subordine molto virgolettato USA, insomma, che non è... Andiamo a prendere questo panino al bar, dai. Io prendo un caffè, però. Va bene, io panino. Insomma, era genovese, però insomma lavorare a Napoli, vedi, è la sua comodità. Sole, caldo, parti la mattina con il maglione di lana e arrivi qua in giacca e camicia. A me piace l'umidità di Avellino. Ah, sono attesa. Però diciamo che qui non stiamo proprio male, insomma, non stiamo messi male.
però c'è pure da dire che queste belle giornate più che altro le vediamo dalla finestra, insomma, perché lavora tantissimo. Veramente sono dei ritmi elevatissimi quelli che stiamo tenendo tutti. Noi totalizziamo un numero di ore elevatissimo ogni settimana, ma lo facciamo con tanta energia, con tanto orgoglio e sapendo che è un'opportunità che non capita a tutti. Parliamo un attimo dei comitati di accoglienza, perché le università sono una grandissima manifestazione sportiva, ma sono anche una grande occasione di promozione territoriale di tutta la regione Campania. Si sono già mosse naturalmente Napoli, Salerno, Caserta, ad Avellino la settimana prossima ci dovrebbe essere un incontro. Che ruolo devono avere questi comitati? Sì, Avellino finora, inteso come comune di Avellino, è uno dei pochi con cui ancora non siamo riusciti a fissare la data per far partire questa attività di promozione. Interrompo perché diciamo che c'è Bruno Iovino, l'altro spino che se ne sta. Assolutamente, conoscendolo bene Bruno mi aveva già detto che finalmente si era arrivati a un punto. E cercherò di esserci anch'io quando ci sarà questo incontro in comune, perché riteniamo che i comitati spontanei che stanno nascendo in tutta la Campania possano essere uno dei più importanti traini per la promozione di questo evento. Io so per certo che nella nostra provincia c'è un comitato spontaneo già nato ad Ariano, un altro a Mercogliano, ci piacerebbe averne anche altri. Sono comitati che in qualche modo verranno da noi supportati per quanto possibile, coinvolgendoli nelle attività di comunicazione che faremo sul territorio. A tal proposito, ai primi di maggio inizia Sport in Comune, che ovviamente verrà fatto anche nella nostra città e che è uno degli eventi supportati da Università di Napoli 2019. Questi comitati ci servono con tre finalità. Innanzitutto, quello abbiamo detto della promozione sul territorio. Il secondo, quello di cercare di acquisire risorse per i ruoli di volontario, che ripeto, non voglio essere però ripetitivo, scusatemi il gioco di parole, ma veramente io ritengo sia una grandissima opportunità per i nostri giovani. E poi il terzo, quello forse più bello, quello di avvicinare i ragazzi alla realtà dello sport, e lo sport a livello universitario vi posso assicurare, da uomo di sport, che è una delle realtà più belle a livello mondiale. Anche perché pensavo che se il turista medio conosce Napoli, conosce Salerno, non conosce sicuramente Avellino, l'Irpini, il santuario di Montevergine, e quindi l'atleta che arriva, il giornalista che arriva, tutto lo staff intorno, perché naturalmente non c'è solo l'atleta, potrà scoprire anche le meraviglie del nostro territorio. Io credo di aver già impegnato i miei prossimi due stipendi in bottiglie di vino da persone che provenienti da tutto il mondo, che appena saputo che ero di Avellino mi hanno accomunato al vino, e là ho tirato fuori un po' le nostre conoscenze spiegando le differenze tra aglianico, taurasi, greco e fiano. E ovviamente dopo avermi concesso la pazienza delle mie spiegazioni, mi hanno chiesto il souvenir. Quindi a luglio veramente avrò un bel po' di bottiglie di vino da regalare. Però ritornando alla tua domanda, le università porteranno un bel po' di persone nella nostra regione. È chiaro che molte preferiranno le città d'arte come Napoli, che tra l'altro è sede anche di moltissime discipline, per prenderla come punto di riferimento dove alloggiare. Ma sappiamo, come dicevo prima, che noi abbiamo 8.000 atleti accreditati, atleti e delegati. E sappiamo pure che ogni atleta viene accompagnato quantomeno dalla sua famiglia. Se la sua famiglia fosse solo una persona, ci sono 8.000 posti letto. Oltre ai media e così via, abbiamo avuto
e poi concludo, già moltissime richieste di trovare l'accommodation per non official, accompagnatori non ufficiali. Quindi, perché molte delegazioni magari hanno 30, 40, 50 soltanto atleti, hanno un seguito che a volte è superiore al numero di atleti e ci hanno chiesto a noi di curare le loro accommodation. Enzo, ci avviamo alla conclusione di questo molto bello e molto interessante bianco e nero. La domanda che volevo farti in conclusione è: in questo momento in cui in Italia non spira proprio il vento della pace, no? C'è un brutto clima avvelenato con tanti episodi di razzismo e di intolleranza, le università possono invece rappresentare un grande momento di integrazione, di pace, di unione tra i popoli? Guarda, mai risposta è stata più semplice. Non sono le università che fanno questo, è lo sport. È lo sport che ci unisce. Hai detto tutto. E allora grazie, grazie davvero tantissimo a Enzo Maria Genovese, direttore Game Service delle università. Ci vediamo qua a luglio? Ci vediamo qui a luglio, sicuramente. Vabbè, veniamo pure un po' prima, dai. Ridisturberemo di nuovo. Ti aspetto. Allora, grazie a Ciro Merlino che ha lavorato come sempre con me, ci vediamo alla prossima puntata di Bianco e Nero.